Carissimi amici di Iceberg News, un bel Lager da Paolo Travagnina. Immediatamente contatti www.icebergnews.it. Naturalmente il posto giusto dove cliccare per andare a vedere la nostra visibilità, dove ci potete vedere, dove ci potete ascoltare, dove ci potete scaricare. Tutto su www.icebergnews.it. Naturalmente puntata ricchissima, molto molto interessante, letteratura, psicologia, psicoanalisi, musica, tante altre cose. Marino, a te la parola. Sì Paolo, eccomi qui in studio, accanto a me parliamo per parlare di poesia, Giuppi Daura, un giovanissimo poeta, ecco qui inquadrato, che è di recente uscito in libreria con una raccolta di poesia, Afanisis, che titolo complicato perché viene dal greco. Sì, sì, viene dal greco, l'ho mutuato dal gergo psicanalitico e... ha a che fare con la nevrosi, ecco, ha a che fare con la base della nevrosi, con la paura della perdita della gratificazione libidica, no? Perché poi da là escono tutte le nevrosi. Siccome tra la creazione artistica e la struttura psichica del nevrotico c'è sempre un legame, allora ho pensato che nel mio caso la nevrosi galoppante fosse coincidesse con la poesia altrettanto galoppante. Quindi quanto è specchio di te questa raccolta di poesie? Totale. Beh, totale, assolutamente, sì. Ogni pezzo è... E la mia precedente raccolta era i miei 10 mondi, proprio perché era come se uscissero fuori 10 stati del mio essere. Questa Afanisis che è sempre autoriflessivo, quindi sì, sono io in pieno. 10 mondi, quindi un percorso che si sta in qualche modo sviluppando? Sì, assolutamente, sì. Poi la poesia non è il mio unico mezzo, in questo momento è quello preponderante, però poi non mi fermo là, anche perché... Perché so sei appassionato di cinema... Dialoga con gli altri, sì, io mi occupo di storia del cinema, quindi... Hai collaborato anche con i lavori di preparazione di alcune importanti sceneggiature? Sì, sì, con Hydro Schleff, Luca Guadagnino, ho lavorato ad un film che è ancora in preparazione sulla vita di Rossana Rossando. E anche lì hai seguito il rapporto tra cinema e psicanalisi? No, ho seguito il rapporto tra cinema e psicanalisi nella mia tesi di laurea, nelle cose che scrivo, perché collaboro con delle riviste. E quello è il filtro attraverso cui guardo l'arte, ma non... Vedevamo poco fa la copertina del libro, sì. Che è edito da Terre Sommerse. Sì, la copertina è di Euronda, una giovane artista molto brava, che è la mia metà, la mia gemella d'arte, perché solo da lei mi faccio fotografare. Quindi una simbiosi. E qui sì, una simbiosi artistica e si è occupata della mia copertina. Anche questa è una piccola nevrosi per rimanere in tema. Sì, infatti, anche questa simbiosi così. Però mi sembra che un po' tu riesci a giocarci con le nevrosi, nel senso che riesci in qualche modo a estraniarti e a saperle in qualche modo confinare. Sì, quando si capisce l'origine del problema, quando diventa cosciente e lo si abreagisce, scompare e si ristabilisce l'equilibrio. Quindi anche la copertina ha metà del mio viso e metà il titolo, l'altra metà di me, la metà di me è quello che vedete, l'altra metà di me è quello che leggete. Io per studiarti sono andato su MySpace, ho visto la tua presentazione e sì. Annunciavi che questo sarà il tuo ultimo libro, forse, di poesie. Di poesie. Sì. Di poesie. Questo perché ritieni che il cammino sia in qualche modo... compiuto o perché senti altre urgenze? No, perché credo che il mio prossimo libro sarà un libro di narrativa, sarà un romanzo, saranno romanzi, sempre con una forte struttura poetica e metrica, anche perdendo il verso, comunque ci sarà una struttura ritmica all'interno, ma comunque sarà narrativo, sarà un romanzo, sempre sugli stessi temi, ma con una forma diversa, che non è più quella del verso, ma è quella della frase un po'. Estesa. Avremo modo di vedere nelle prossime puntate e di sentire soprattutto alcuni tuoi versi, perché so che ci hai regalato un contributo video che vedremo nelle prossime puntate, e quindi ti strappiamo la promessa di tornare quando ci sarà il romanzo. Ci conto. Benissimo, con molto piacere. Io so che Paolo su in regia sta diventando nevrotico perché vuole assolutamente la linea. Perfetto. Hai ragione, Marina, hai ragione. Adesso ci vediamo un video piuttosto compromettente da una giovane cantautrice che sta così in uscita proprio in questi giorni, in radio, in televisione, e noi chiaramente l'abbiamo accolta a braccia aperte. Compromettente, Alessia Forciniti. A dopo.
più che strafottente. Richiesta d'attenzione per me, che resto solo una visione. Allontano il rischio perché non voglio più una delusione. Troppa confusione, cos'è che mi trasmette agitazione? Mm-hmm.